Ecco, Biglino, lei prima diceva che quella masoretica è una delle versioni, vuol dire che ce n'erano altre, e la versione masoretica è quella che poi si impose. Che grado di attendibilità, di affidabilità ha quella versione? Ah, questo è difficile da dire, nel senso che la Bibbia, diciamo, il codice di Leningrado è una delle possibili Bibbie che abbiamo. Noi dobbiamo pensare, ad esempio, che la Torah, cioè i primi cinque libri dell'Antico Testamento, quelli che noi conosciamo come Pentateuco, quindi la Torah del codice di Leningrado rispetto alla Torah samaritana, quindi alla Torah prodotta dalla scuola samaritana, che era quindi diversa dalla scuola masoretica di Tiberiade, ha 2000 variazioni, tra più piccole e più grandi. Quindi questo ci dice chiaramente che noi abbiamo una delle Bibbie possibili. Così come se, ad esempio, in questa lotta per la gestione della conoscenza di quel testo, invece di vincere, per usare una terminologia molto semplice, gli ebrei, diciamo, dell'area palestinese, quindi legati anche alla cultura siro-babilonese, da cui loro hanno mutuato molto durante il periodo dell'esilio nel VI secolo a.C., se invece di loro, appunto, si fossero imposti, ad esempio, gli ebrei di cultura egizia, quelli per esempio della colonia di Elefantina, beh, noi potremmo avere una Bibbia, ad esempio, che ci parla di Yahweh e della sua compagna femmina, che loro conoscevano e che riconoscevano col nome di Anat Yahu. Quindi la compagna femmina è stata tolta dagli ebrei, diciamo, delle scuole palestinesi. Invece gli egizi non avevano nessuna difficoltà a mantenerla, quindi insomma noi abbiamo effettivamente una delle Bibbie possibili, ed è proprio per questo che ogni volta che ci si accosta alla Bibbia bisognerebbe che tutti avessero il coraggio di dire che la Bibbia è un libro sul quale si possono fare delle ipotesi ed è un libro sul quale noi possiamo dire sappiamo di non sapere, veramente. Quindi. E quindi dobbiamo andare avanti con molta cautela, facendo delle ipotesi, considerando uno dei tanti libri di storia scritti dall'uomo, e come tutti i libri di storia contiene delle verità, contiene delle falsità, contiene delle esagerazioni, purtroppo è stata vittima di cancellazioni, di eliminazioni di tutta una serie di parti che, diciamo, non erano comode, contiene delle variazioni, perché qualunque storico, per quanto cerchi di essere oggettivo e sereno, quando scrive una storia, in quella storia cala dentro le sue idee, le sue ideologie. Questo è ciò che hanno fatto i masoreti, e quindi noi abbiamo una delle Bibbie possibili. Per cui il problema non è stabilire quale sia la verità biblica, ma il problema è cercare di ricavarne, se possibile, delle ipotesi che ci aiutino a capire che cosa è veramente successo. Certo è che su un libro del genere è difficilissimo, vorrei dire, dovrebbe essere impossibile costruire una religione, perché ricavare delle verità assolute da quel libro è veramente, diciamo, almeno pretestuoso. Quel dovrebbe è molto opportuno, perché esatto, in realtà poi è stato fatto. Uso il condizionale perché, essendo uno che sa di non sapere, uso il condizionale. Lei usa una tecnica, un metodo di traduzione che è condiviso, o ne ha uno suo? No, io uso tecniche di traduzione che sono condivise, tant'è che sono accreditate da quelle pubblicazioni che ho fatto vedere prima. Una cosa che è importante precisare, perché forse alle volte ci può essere un equivoco. Dicevo prima che i masoreti hanno fissato il significato di quel testo, e lo hanno fissato introducendo i suoni vocalici, perché la Bibbia in origine, anzi è sempre stata scritta, soltanto con le consonanti. Nessuno al mondo sa, peraltro, e probabilmente nessuno al mondo saprà mai, quali erano i suoni vocalici utilizzati in origine. Quindi noi abbiamo i suoni vocalici inseriti dai masoreti della scuola di Tiberiade. E ciò che voglio dire è che io nelle mie traduzioni non cambio nulla, cioè uso esattamente i suoni vocalici, per essere precisi, i puntini e le lineette, che i masoreti hanno inserito in quel testo, quindi io non produco nessuna variazione. Tengo a precisare che ci sono invece degli studiosi che traducono il codice prima della vocalizzazione dei masoreti, e quindi partendo soltanto dalle radici consonantiche, e posso garantire che i risultati che si ottengono sono ancora più stravolgenti e inaccettabili di quelli che presento io. Ma io, per scelta metodologica, uso quello,
perché quello così vocalizzato è il testo che le chiese, le religioni, dicono essere quello ispirato da Dio, quello che contiene la verità, e allora io lavoro su quello senza cambiare neppure un puntino. Ma a questo punto, alla luce di quanto diciamo, cioè la Bibbia è un libro di storia, della relazione di un popolo con uno di questi Elohim, beh, sorgono una serie di domande abbastanza chiare. Cioè, allora gli angeli chi sono? Chi era Abramo? Da chi fu rapito? Se fu rapito Elia? Ezechiele? Cioè, vogliamo un po' parlare di queste cose? Beh, insomma, ognuno di questi temi richiederebbe parecchi minuti. Vediamo magari di dare sintetizzare. Allora, esatto. I cosiddetti angeli sono quelli che nella Bibbia sono chiamati Malachim. Beh, intanto nella Bibbia sono chiarissimamente, senza ombra di dubbio, degli individui in carne ed ossa. Cioè individui che camminano, mangiano, bevono, dormono, si sporcano, devono lavarsi, possono essere aggrediti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non hanno nulla a che vedere con le figure angeliche e spirituali che poi la teologia ha elaborato sulla figura biblica dei Malachi. Io anche qui io voglio essere molto chiaro. Io non mi occupo dell'angelologia, quindi non mi occupo delle gerarchie angeliche intese come gerarchie composte da entità spirituali. Io non mi occupo di quel mondo lì. Io mi occupo della Bibbia, e se c'è una cosa certa è che nella Bibbia però quegli angeli nell'Antico Testamento, quegli angeli di quelle gerarchie angeliche spirituali non ci sono, perché i Malachim sono individui in carne ed ossa che la gente vedeva arrivare, li vedeva arrivare da lontano, li vedeva arrivare camminando, li riconosceva perché evidentemente avevano o una struttura fisica ovviamente simile alla nostra o chissà un abbigliamento dal quale si capisce che erano riconoscibili anche a distanza, perché quando vedevano arrivare i Malachim capivano che erano loro. Li temevano pure, mi pare. E li temevano pure, in alcuni passi c'è anche scritto ho incontrato uno di quelli e per fortuna sono rimasto vivo, quindi significa che quegli incontri non erano molto piacevoli, insomma se si potevano evitare forse era anche meglio. Quindi facevano parte di una gerarchia sostanzialmente. Di una gerarchia, e da quel che si può capire dalla Bibbia questi erano un livello inferiore, erano come dire gli esecutori degli ordini per conto degli Elohim e i controllori, cioè coloro che verificavano che gli ordini venissero eseguiti esattamente. Per quanto riguarda invece Abramo, chi era Abramo? Abramo era con ogni probabilità un sumero, perché proveniva da quella terra, è stato chiamato forse da Yahweh, perché una delle tante cose che non si capiscono bene nella Bibbia è se Yahweh che chiama Abramo è lo stesso Elohim che chiama Mosè. Questa è una cosa che dalla Bibbia non si capisce, anzi leggendo certi passi biblici verrebbe addirittura da pensare che fosse un altro. Però ripeto, questa è una cosa che sto esaminando e che sto cominciando anche a scrivere, a mettere giù appunti, perché è un discorso che vale la pena veramente di approfondire, ma supponiamo che sia lo stesso, non ha importanza. Diciamo che questo Elohim ha chiamato Abramo perché uscisse dalla sua terra, che era tra la terra dei due fiumi, proprio la terra di Sumer, e venisse in Canaan a fare delle cose per conto suo. Quindi in realtà era un principe, un regnante nella terra dei due fiumi, apparteneva come dire ad una famiglia nobiliare che, come spesso succede, è stata chiamata da un potente per partecipare a delle guerre di conquista nel territorio di Canaan. Ecco, sì, ritorno un attimo a quello che dicevo prima. Ezechiele, allora, cos'è? Ezechiele è uno dei cosiddetti profeti, sì. Ed è molto interessante perché si è lasciato una delle descrizioni più complete di queste macchine volanti usate dagli Elohim, macchine volanti su cui Ezechiele è salito e ce ne descrive io nei miei libri riporto la traduzione letterale di tutti i versetti, in modo che chiunque possa verificare. Dopodiché possiamo anche stabilire tutti assieme che la Bibbia ci racconta favole, che quella di Ezechiele. Allora però dobbiamo prendere atto tutti che la Bibbia racconta favole, e sulle favole ovviamente la verità non c'è, nelle favole la verità non c'è. Allora, a meno che ognuno non inserisca la sua dicendo che quando la Bibbia dice una cosa in realtà ne vuol sempre dire un'altra, e allora però a quel punto lì si perde totalmente di ogni credibilità, perché quest'altra cosa non ha neppure più una verifica linguistica, ma sta soltanto nella mente di chi interpreta. E allora dicevo, Ezechiele ci dice che appunto, per esempio, in uno di questi viaggi questa macchina volante arriva, lo prende,
arriva su una città che normalmente viene interpretata come Gerusalemme, ma non si è sicuri, arriva nel cortile di questo tempio. Da questa macchina in realtà volante si staccano quattro elementi che si posano nel cortile esterno. Questi quattro elementi, dice Ezechiele, dice chiaramente Ezechiele, si chiamano cherubini, che sono quindi delle macchine volanti che si staccano dalla macchina volante principale. Questa macchina volante principale va nella parte più interna del tempio, fa determinate cose, insomma, poi ritorna sulla verticale di questi quattro oggetti che si chiamano cherubini. Questi quattro oggetti si sollevano in aria, in realtà pare di assistere ad una sorta di nuovo aggancio, e poi l'insieme di questa struttura volante si sposta su un'altura esterna rispetto alla città. Una annotazione interessante è che Ezechiele dice che questi quattro cherubini che erano all'interno del tempio non potevano essere visti da chi era fuori, perché c'era il muro che li divideva, ma chi era fuori ascoltava il rumore che questo facevano. Per cui, se prima dicevamo che i Malachim non sono angeli ma sono individui in carne ed ossa, dei cherubini biblici, ripeto, perché io di quelli mi occupo, possiamo dire che non sono neppure individui ma macchine volanti. Macchine volanti. Che Ezechiele descrive con un sistema di ruote concentriche che si trovano nella loro parte posteriore, di cui quella più interna si chiama Gilgal, che vuol dire ruota che gira, che turbina rapidamente. Quindi proprio quasi con la descrizione di un sistema di propulsione posteriore. Quindi anche quando si dice Elia fu rapito su un carro di fuoco. Allora, siamo... quando si dice che Elia fu rapito, in realtà il termine rapimento non è corretto, perché Elia va volontariamente nel posto in cui era, come dire, stato definito il giorno e il luogo dell'appuntamento, perché lui sapeva che sarebbe salito su quel carro degli Elohim e che gli Elohim su quel carro l'avrebbero portato via. Non lo sapeva soltanto lui, lo sapevano i suoi discepoli, che lui incontra nella strada, nel percorso che fa per andare al luogo dell'appuntamento, e i suoi discepoli addirittura gli chiedono di poterlo seguire, proprio per assistere a questo prelevamento, che però, ripeto, è un prelevamento volontario in sostanza, quindi non è che viene rapito a sua insaputa. E tant'è che poi i discepoli dicono anche nei giorni successivi: beh, adesso andiamo a cercarlo nelle valli circostanti, perché di sicuro da qualche parte l'avranno pure depositato. Questo tra l'altro ci testimonia del fatto che si è trattato di un vero prelevamento fisico, perché altrimenti non si parte a cercare nei territori circostanti. Ma ovviamente poi di Elia non si è più saputo nulla. Ma che collegamento ci può essere fra questi Elohim e anche i miti greci, per esempio? Io ho in mente, dunque, penso che gli dei di cui si parla siano sostanzialmente gli stessi, sia pure con nomi diversi. Ho in mente ad esempio il sesto libro dell'Odissea, dove Omero ci racconta di quando Ulisse fa naufragio nella terra dei Feaci. Il re dei Feaci è Alcinoo, e si dice che Alcinoo era un discendente diretto di Nettuno, cioè uno degli appartenenti a questa casta di dei. Nettuno era il dio dell'acqua, e ricordiamo che nei racconti sumeri il dio dell'acqua è Enki. E quindi potremmo addirittura ipotizzare, siamo ovviamente nel campo dell'ipotesi, ma potremmo addirittura ipotizzare una sorta di identificazione. Ma la cosa bella è che si dice che Nettuno aveva dotato Alcinoo, il suo discendente, e quindi i Feaci, quindi il popolo da lui governato, di navi che viaggiavano da sole, erano in sostanza governate dal pensiero, non perdevano mai la rotta e viaggiavano velocissime. Quindi questo ci fa pensare ad un sistema di navigazione molto 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 moderno. E Nettuno aveva pure detto ad Alcinoo che quelle navi non dovevano essere date in utilizzo a nessuno. Nettuno si arrabbia perché Alcinoo in realtà ne mette una a disposizione di Ulisse, che rapidissimamente lo porta ad Itaca, compiendo appunto questo spazio in tempi rapidissimi, ed erano navi che non si perdevano mai perché conoscevano la rotta in anticipo. Noi non abbiamo difficoltà a pensare a qual è il tipo di navigazione che potevano usare. Poi, se vogliamo considerare che sono favole e miti, bene, dobbiamo essere consapevoli che stiamo deliberatamente chiudendo gli occhi. Se facciamo finta ancora una volta che invece forse ci raccontano brandelli di cronaca, brandelli di storia vera, beh, allora forse potremmo avere grandi sorprese per quanto riguarda la storia dell'umanità. Ma questo cambia veramente la visione. Cambia tutto.
cambia la storia dell'uomo, cambia il modo in cui noi vediamo questo mondo. Io ne sono consapevole e secondo me dovrà cambiare. Ecco, gli Elohim, quello rimasto, è andato via, è successo qualcosa, sono ancora tra noi, non lo so. Questo ovviamente non lo so dire, di avere però, a un certo punto... Flavio Giuseppe, mi pare, Giuseppe Flavio dice qualcosa in proposito. Sì, okay. Abbiamo nel libro La guerra giudaica, scritto da Giuseppe Flavio, che è uno storico giudeo romano, scriveva alla fine del primo secolo d.C., lui ci racconta del momento in cui gli eserciti romani, siamo nel 70 d.C., arrivano a conquistare Gerusalemme perché sono stufi delle continue rivolte messianiche, eccetera, e quindi decidono di porre fine ovviamente a quella sorta di anarchia. E dice Giuseppe Flavio che quando appunto i romani stavano per arrivare, i sacerdoti che erano nel Tempio udirono nella parte più interna del Tempio una voce che diceva: noi abbandoniamo questo luogo. Poi udirono un grande frastuono e dice Giuseppe Flavio che nel mese di Artemisio, che è il mese dopo la Pasqua ebraica, fu vista una visione che, se non avesse avuto tanti testimoni, dice lui stesso, sarebbe incredibile: numerosi carri celesti che volavano via tra le nubi. E quindi o consideriamo Giuseppe Flavio un ufologo ante litteram, oppure dobbiamo riconoscere che lui ci racconta di un evento verificatosi appunto al momento dell'arrivo dei Romani a Gerusalemme, in cui dei carri celesti hanno lasciato quel territorio e se ne sono andati. Chissà, forse si potrebbe ipotizzare ad un cambio di comando e di sfere di influenza su quel territorio, per cui arrivavano, diciamo così, gli dèi che comandavano sui Romani, e gli dèi che comandavano su quel territorio hanno dovuto abbandonare ed andarsene. Bene, anche qua ci siamo detti un po' di cosettine interessanti, ma quindi anche altre tracce che ci sono in giro per il mondo, magari, che ne so, le Nazca, eccetera, possono essere in... pieno di tracce di Nazca. Direi una cosa curiosa è che si parla sempre dei famosi, interessantissimi e bellissimi disegni che possono essere visti solo dall'alto, ma ad esempio di Nazca sento pochissimo parlare. Di quelle montagne, cioè di quelle creste che sono state tagliate in orizzontale e che rappresentano delle vere e proprie piste di atterraggio, ma queste sono evidentissime perché non c'è nulla che ci arriva, come dire, nessuna strada, è proprio la montagna è tagliata, quindi tutta la parte verticale della cresta piramidale è stata azzerata e trasformata in piste lunghe 1,5 km, 2 km. Queste, dobbiamo, insomma, qualcuno deve pur spiegare chi ha fatto quell'immane lavoro tagliando delle montagne, tra l'altro non sappiamo con che tecnologia e soprattutto a che scopo, se non pensiamo che servissero come piste di atterraggio e di partenza per oggetti volanti. Anche qui la scienza deve cominciare a fare finta che le cose possano essere diverse e a verificare ipotesi alternative. Ecco, lei spesso nella sua conferenza, anche nei suoi libri, parla di queste miniere africane. Che significato ha? Sì, ne ho accennato di tanto in tanto, sì. Perché pare che, insomma, la cosa sia abbastanza assodata. Poi è chiaro che quando si parla di datazioni di quel tipo lì, insomma, la certezza non la si può mai avere, però sono state trovate tracce di scavi di miniere nel Sudafrica risalenti forse a 100-150 mila anni avanti Cristo. Ora è chiaro che ci chiediamo quali ominidi stessero scavando delle miniere nel 100-150 mila avanti Cristo. Se, ripeto, voglio dire, mancano delle conferme oggettive, certe, per carità, però se mettiamo assieme varie tessere di mosaico e diciamo che questi che sono arrivati qui effettivamente sono arrivati qui, e ovviamente tra le varie cose, perché ogni tecnologia ha bisogno di attività mineraria, perché bisogna pure avere i metalli da lavorare, indipendentemente poi dagli utilizzi, dalle ipotesi che sono state fatte, di cui non mi occupo, ma voglio dire, il fatto che appunto tra 100 e 150 mila anni fa ci fosse qualcuno che scavava delle miniere nel Sudafrica, beh, insomma, se questo lo mettiamo assieme ai racconti dei vari popoli della Terra, beh, forse costruiamo un mosaico che ci racconta una storia nuova. Quindi anche la distruzione di Sodoma e Gomorra potrebbe essere vista, letta in chiave completamente diversa, alla luce di quanto ci sta dicendo? Direi di sì, ma sempre rimanendo tra l'altro in ambito biblico, c'è una curiosità di cui mai si parla.
perché ci sono appunto le ipotesi relative al fatto che si sia trattato di una battaglia, diciamo così, combattuta con armi non convenzionali, nel senso che la distruzione è stata immediata, totale, e cioè si è trattato di un vero e proprio azzeramento. Ma nei libri sapienziali, cioè i libri biblici scritti diciamo poco prima di Cristo, si cita ancora Sodoma e Gomorra e si fa un'affermazione interessantissima. Si dice che in quel territorio, e quindi siamo a circa, se possiamo ipotizzare, 17-18 secoli dopo l'evento, si dice che in quel territorio ancora gli alberi danno frutti che non arrivano a maturazione. E siamo sempre all'interno della Bibbia, in libri scritti circa, appunto, dicevo, 16-17 secoli dopo l'evento, il che vuol dire che la Bibbia ci dice che ancora 1600 anni dopo quel territorio non era produttivo. Ho sentito uno studioso, Michele Mannheim, dire che circa una ventina di anni fa sono stati fatti tentativi di coltivazione di agrumi e quel territorio produceva limoni vuoti, cioè esattamente come si dicono i libri sapienziali della Bibbia. Ovviamente su questo io non ho verifica diretta, però rimanendo in ambito biblico, ciò che c'è scritto lì è chiarissimo. Capiamo un po' chi è Enoch. Beh, Enoch era uno dei cosiddetti patriarchi antidiluviani, uno dei tanti. Di lui c'è la particolarità che si dice che, dice la Bibbia, camminava avanti e indietro con gli Elohim, cioè vuol dire che aveva una dinestichezza di rapporto continua, tant'è che a un certo punto gli Elohim se lo prendono e se lo portano via. Una cosa interessante che ricollega Enoch al discorso che facevo prima è che c'è un libro di Enoch, che sì, conosciamo come il libro, esatto, etiopico di Enoch, esatto, che il nostro canone, il canone della religione cristiana, non accetta come libro ufficiale, sì, lo considera, sì, apocrifo, sì, ma che invece è considerato canonico dalla Bibbia copta. Esatto. Quindi questo anche qui ancora una volta per dire che noi possediamo una delle Bibbie possibili, perché se noi fossimo dei copti avremmo accesso ad esempio al libro di Enoch o al libro dei Giubilei, che noi non accettiamo ma che i copti accettano, e non è detto che noi possediamo la verità e i copti poveretti no, perché magari la verità ce l'hanno loro, quindi vale la pena di prenderli in considerazione tutti. Per questo dicevo prima, noi abbiamo una delle Bibbie possibili, non la Bibbia. La domanda delle domande, Biglino, mi rendo conto che è una domanda che sembra fuori luogo, ma Gesù allora chi è? Ah, Dio. Questo è un tema di cui non voglio mai parlare perché non voglio occuparmi di Nuovo Testamento. Allora, per semplificare. Semplificare, però qualcosa se la diciamo. Diciamo che se è esistito. Se è esistito, sì. E poi magari qui faccio un appunto. Se è esistito, dal mio punto di vista, era uno dei tanti predicatori messianici del suo tempo. Studiando la sua predicazione, sto parlando dei Vangeli canonici ovviamente, sì, 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 studiando la sua predicazione e studiando ciò che dicevano le scuole rabbiniche del suo tempo, le due grandi importanti, Rav Hillel e Rav Shammai, possiamo dire che si era anche preparato a una di queste due scuole rabbiniche, perché tutto ciò che lui diceva è in linea esattamente con ciò che insegnavano in quella scuola rabbinica. Quindi in realtà non è neppure che abbia fatto, come dire, grandi rivelazioni o che abbia detto cose completamente diverse, perché i suoi colleghi rabbini del suo tempo dicevano sostanzialmente molte delle cose che diceva lui, esattamente tra l'altro nello stesso modo, con le stesse formule. Penso ad esempio alla famosa frase quando lui dice: non voi foste fatte per il sabato ma il sabato per voi. Mi ricordo questa, me la ricordo dai tempi del catechismo, quando mi si diceva che questa era la prova di come Gesù avesse stravolto le leggi farisaiche, in realtà lo atem le shabbat, shabbat le atem, cioè non voi per il sabato ma il sabato per voi, veniva detto sostanzialmente dai rabbini della scuola di Rav Hillel, cioè come dire, perché tutti i rabbini di quella scuola dicevano che in realtà le leggi antico testamentarie andavano interpretate e applicate secondo buon senso, e lui era perfettamente in linea con questo. Se lui era effettivamente un rabbi messianico del tempo, è stato processato e condannato per motivi politici, come molti altri suoi colleghi fino a ancora un secolo e mezzo dopo di lui. Ecco, quindi l'Eden, adesso rivediamo un po' alla luce di quello che dicevo, quindi l'Eden,
cos'è l'Eden in sostanza? Allora, il Gan Eden è quello che noi conosciamo come il paradiso terrestre. Esattamente. Ma Gan in ebraico significa giardino recintato e protetto. E quindi con ogni probabilità il Gan Eden era, come dire, il centro di comando degli Elohim, un luogo nel quale non si poteva entrare se non autorizzati. Tra l'altro il Gan Eden e le vicende del Gan Eden hanno tutta una serie anche di corrispondenze toponomastiche ancora attuali proprio nel territorio dell'attuale Azerbaijan. E la cosa interessante è che il discorso del paradiso è nato attraverso una evoluzione linguistica curiosa, per cui il Gan Eden è il termine ebraico che vuol dire luogo recintato e protetto posto in Eden, che era un territorio molto grande. Quel territorio, diciamo, viene chiamato nei racconti sumero-accadici Harshag, che vuol dire luogo recintato e protetto posto in alto. E noi sappiamo che questi signori erano sempre chiamati signori dell'alto, cioè i signori della montagna. Dopodiché ne deriva il termine iranico Pairidaesa, che vuol dire giardino o luogo recintato e protetto, da cui deriva il termine greco Paradeisos, che è un termine che Senofonte usava per indicare i giardini recintati e protetti dei signori di Babilonia. Dal paradeisos greco deriva il paradisum latino, da cui deriva il nostro paradiso, ma che non ha nulla a che vedere con l'immagine del paradiso terrestre che ci è stata raccontata. Dalle traduzioni risulta che ci siano stati, come dire, accoppiamenti fra questi Elohim e invece gli Adam. Sì, ma non solo dalle mie traduzioni, nelle Bibbie che abbiamo in casa leggiamo capitolo 6 della Genesi e si dice chiaramente che i figli maschi degli Elohim videro che le figlie femmine degli Adam erano tovot, cioè erano belle, buone, appetibili, e si unirono con loro, ne presero quante ne vollero come compagne e con loro produssero dei figli che la Bibbia chiama Gibborim, che vuol dire uomini potenti, uomini famosi, perché ovviamente erano dei sangue misto diretti. Quindi questo sarebbe un'altra, che non so, hanno un DNA diverso? Sicuramente avevano un DNA diverso. Tra l'altro, qui faccio un appunto, magari allungo un po' la risposta, ma la cosa può essere interessante. Si dice che dopo queste commistioni, possiamo definirle questi imbastardimenti che i capi degli Elohim non volevano perché erano contrari, diciamo si cominciò a vivere in un modo che non piaceva più ai capi degli Elohim. E la Bibbia dice che a un certo punto Yahweh fa questa affermazione: io non mi interesserò più di questi qui, cioè il mio spirito non si occuperà più di questi qui, perché in fondo sono solo carne e la loro vita sarà di 120 anni. Il che vuol dire che in quel momento gli Elohim potrebbero aver preso la decisione di diminuire la durata della vita, perché prima sappiamo che i patriarchi antidiluviani, che quindi avevano un rapporto genetico diverso con quelli, vivevano 6, 7, 800 anni, eccetera. Tant'è che in effetti, se poi si leggono le durate di vita dei successori, si vede che pian piano passano a 400, 300, 200, 100, quindi effettivamente la durata della vita degli Adam diminuisce, di quegli Adam diminuisce. Ma c'è un traduttore che era perché è morto l'anno scorso, docente all'Università Americana di Beirut, Kamal Suleiman Salibi, il quale traduce appunto la Bibbia prima della vocalizzazione dei masoreti, quindi sul codice fatto solo di consonanti, quindi lui è immensamente più libero rispetto a me, che invece rispetto le vocali dei masoreti. Bene, lui dice che in realtà in quel passo non c'è scritto io non mi occuperò più di quelli perché sono solo carne, ma dice io non arricchirò più gli Adam versando il mio liquido spermatico. La loro vita sarà di 120 anni. Quindi, secondo questo docente dell'Università Americana di Beirut, quindi un traduttore accademico, che tra l'altro era pure presidente dell'Istituto per i rapporti interconfessionali tra le varie religioni, quindi persona, come dire, che si occupa di questi temi a ragion veduta, bene, secondo lui dice che in quel momento, in sostanza, gli Elohim, Yahweh,
ha preso la decisione di non continuare ad apportare il suo patrimonio genetico, il loro patrimonio genetico, e quindi da quel momento la vita degli umani diminuisce perché non hanno più il patrimonio genetico degli Elohim, o comunque diminuisce la percentuale. Questo dice questo docente dell'Università Americana di Beirut, traduttore del codice prima del codice ebraico prima della vocalizzazione. Poi si può essere d'accordo o meno, ma voglio dire che si possono effettivamente, se si è lì veramente liberi nelle traduzioni, beh, si possono ricavare dalla Bibbia molti significati interessanti che vanno veramente molto oltre anche ciò che dico io e che quindi veramente rimettono in discussione tutto. Lei, nel suo libro, torniamo un attimo indietro, magari alcune cose ci siamo detti prima. Lei nella sua conferenza, nei suoi libri, parla di questo odore di carne bruciata che sarebbe particolarmente gradito. Quindi i sacrifici umani anche, presenti in molte civiltà, potrebbero avere a che vedere con questi gusti particolari di questi Elohim? Secondo la Bibbia sì. Prima accennavo il fatto che Yahweh si faceva preparare certe parti del grasso, dicevo degli intestini, reni, eccetera, e nel passo del Levitico Yahweh dice chiaramente che tutta quella parte lì, preparata in quel modo, doveva essere fatta fumare, cioè doveva essere trasformata in fumo, nel senso che quella parte lì non era destinata ad essere, come dire, mangiata. La cosa interessante è che tutte le volte che si parla di questo fumo, cioè del fumo derivante dai sacrifici di animali e di cuccioli umani, come ho detto prima, perché la Bibbia è la Bibbia stessa che li abbina, ma ripeto, non c'è bisogno di traduzioni particolari, lo leggiamo nelle Bibbie che abbiamo in casa, basta leggerle attentamente. Beh, lui dice, appunto, la Bibbia dice che quella era un odore rilassante per gli Elohim, odore tranquillizzante, questo lo dice chiaramente la lingua ebraica. Quindi vuol dire che loro annusavano quell'odore e si tranquillizzavano. Peraltro, dopo la vicenda del diluvio, quando Noè, raggiunta nuovamente la terraferma, prende una gran quantità di animali e li brucia in sacrificio agli Elohim, tra l'altro apro una parentesi e mi chiedo, che animali ha preso se il diluvio è stato universale? Non ha certo preso quelli che si è portato nell'arca e dopo averli salvati li brucia. Evidentemente ha trovato sulla terra un sacco di animali che poteva sacrificare, perché il diluvio non è stato un diluvio universale, quello raccontato dalla Bibbia. Ma torniamo al nostro discorso, Noè brucia questi animali, produce questo fumo, arriva Yahweh e la Bibbia dice chiaramente, annusò quel fumo, subito si calmò e disse mai più farò una cosa simile. Cioè è la Bibbia che crea un rapporto diretto tra l'odorare quel fumo, il calmarsi e quindi puoi prendere, diciamo così, decisioni più equilibrate. Nel mio libro ho inserito lo studio che mi ha mandato un medico sumerologo, semplifico perché ovviamente lì ho riportato anche le formule biochimiche, dove si dice che in realtà quel fumo prodotto da quel grasso è pieno di endorfine. E le endorfine, come sappiamo, sono quelle sostanze che il nostro cervello ci fa produrre quando siamo sotto stress, abbiamo bisogno di calmarci, quindi se mettiamo insieme le due cose, la Bibbia dice che era un odore rilassante, la Bibbia dice che lui dopo aver odorato quel fumo si calmava, quel fumo è pieno di endorfine, anche qui o facciamo finta che questa cosa non esista e chiudiamo gli occhi o facciamo finta che sia vera. Quindi è tempo di aprire gli occhi, sì. Esattamente. E di cominciare a porci delle domande. Sì, porci delle domande. Per avere le verità poi magari le avremo chissà quando, ma quantomeno porci delle domande, perché queste non solo sono legittime, ma doverose.